C'era un politico, neanche uno, neanche uno. C'era il capo della Banca Mondiale, c'era il questa cosa qui non vuol dire che i politici, perché non c'erano? Io l'ho domandata questa cosa, perché non servono, hanno detto loro, nel senso che in questo ambito la politica non è importante. Noi qui si decidono le cose. Qui le cose si decidono non più a livello politico, e la politica amministra questa situazione, ma le scelte non le fa la politica. E per rispondere a... Ragazzi, sentite perché votare non serve a niente. Lo diceva già Jovanotti, che quando aveva fatto quelle summit con tutti i personaggi più potenti della Terra. Ma sentite soprattutto l'ultimo pezzo. E per rispondere a questa domanda, sono stato invitato ad un summit privato, molto molto esclusivo, organizzato da una delle più grandi aziende del mondo. E in questo summit, un'azienda di internet, c'erano quelli che secondo loro erano le 80 persone più importanti del pianeta per quanto riguarda il futuro. Va bene, e adesso io non posso parlare liberamente di questa cosa qui, perché era si dice off the record, ovvero era un incontro a porte chiuse, senza nemmeno la connessione internet, che voi direte non ha per un'azienda internet, però di fatto è stato molto interessante. Vi domanderete anche tu che c'entravi fra quelle 80 persone. È una domanda intelligente, io me la sono fatta per primo questa domanda, però il punto è che siccome questa cosa avveniva in Italia, loro avevano piacere di avere un personaggio della, chiamiamola, cultura popolare pop italiana avanzata, secondo loro, ovvero non che rappresentasse la tradizione, ma che rappresentasse un percorso verso qualcosa di futuro. Questa è una promessa, è una premessa. La cosa interessante di questo incontro, che è durato 4 giorni, è che c'erano premi Nobel, c'erano CEO, come si dice, come si traduce in Italia, amministratori delegati di grandissime multinazionali, di farmaceutiche, tecnologiche, ingegneri, c'erano addirittura attivisti per i diritti umani, la più importante femministe, il più grande skater del mondo, Tony Hawk, alcuni di voi lo conoscono, c'erano surfisti, non c'era un politico, neanche uno. Neanche uno. C'era il capo della Banca Mondiale, c'era il questa cosa qui non vuol dire che i politici, perché non c'erano? Io l'ho domandata questa cosa, perché non servono, hanno detto loro, nel senso che in questo ambito la politica non è importante. Noi qui si decidono le cose. Qui le cose si decidono non più a livello politico, e la politica amministra questa situazione, ma le scelte non le fa la politica. E per rispondere a